Benvenuti da Dottor Salute. Abbiamo parlato la scorsa puntata con uno dei più grossi endocrinologi italiani, che è il professor Pierpaolo De Feo, che è tornato a farci visita. Grazie professore. Grazie a voi. Abbiamo parlato dell'alcolizzazione, spero di aver detto bene, dei noduli tiroidei, quelli benigni. Nel senso che diamo un'ubriacata a sti noduli e ci salviamo dal chirurgo, insomma, la sostanza. Sì. L'altra volta, nella puntata scorsa, il professore ci ha enunciato, oggi ce lo farà proprio vedere quello che viene fatto, quindi ci sarà anche un paio, ci saranno anche un paio di video che racconteranno più di tante parole quello che il professore fa a questo punto giornalmente nel suo studio. Ecco, come sta andando questa tecnica, che esattamente non è molto nuova in realtà, come ci diceva la volta scorsa, ma è nuova per noi che non la conosciamo. Ecco. Sì, perché è poco utilizzata, in quanto ci vuole una certa esperienza tecnica per farla. Ecco. E ovvio che l'alcol, come è tossico e per i tessuti tiroidei, se esce al di fuori del nodulo può fare danni, quindi ci vuole, ecco, un'accuratezza nel posizionare l'ago, nell'iniettare la quantità giusta di etanolo, evitare che fuoriesca dal nodulo stesso, perché se l'alcol fuoriesce, in letteratura è descritto questa possibilità, ovviamente si possono avere delle problematiche con delle infiammazioni tipo mediastiniti alcoliche, oppure riduzione della voce perché c'è il nervo laringeo ricorrente, ecco, vicino. Cioè, però mediastino, diciamo, è il... Il mediastino è praticamente se l'alcol dalla tiroide si incanala lungo, noi abbiamo un forame del giugulo e scende giù, lì c'è lo spazio tra i due polmoni, esatto. E quello è il mediastino, e quindi lì diventa una fibrosi. Dove sta il cuore, in sostanza. Sì, sono eventi che in mani inesperte sono stati descritti, per fortuna ovviamente nelle nostre mani non abbiamo mai avuto, però un rischio, il rischio c'è sempre, ci vuole esperienza, per cui parecchi sono refrattari a utilizzare la tecnica per questo motivo, proprio per questa ragione. Nel preview stiamo vedendo un grafico che ci dice l'esperienza che ha accumulato. Sì, questa è solo l'esperienza che risale allo scorso anno, perché dal febbraio del 2017 io sono andato via da università, quindi in pensione, lavoro solo come libero professionista, e quindi questa è l'attività che ho raccolto dal febbraio al novembre dell'anno scorso, e abbiamo trattato 44 noduli con questa tecnica, e si vedono i risultati in arancione 6 mesi dopo il trattamento e in verdino a un anno dal trattamento per quanto riguarda il volume nodulare. A sinistra il risultato su tutti i 44 noduli trattati, poi ho suddiviso i noduli in tre categorie, esatto. Categorie. Il cistico, che è quindi quello che c'ha il 90% almeno, ecco, vediamo bene qui, 90% almeno di componente liquida, e qui si vede in percentuale qual è la riduzione a 6 mesi e a un anno del volume del nodulo cistico, che arriva a una riduzione, come è evidente, dell'85% di volume, quindi praticamente è quasi del tutto scomparso. Questi sono, insomma, i dati della... Di solo i pazienti trattati lo scorso anno. Insomma, poi, se ritorniamo alla diapositiva, vediamo che il misto anche c'ha un buon risultato, già un anno è circa il 70%. Il nodulo prevalentemente invece solido, quindi quelli con una componente liquida inferiore al 50%, si riducono meno il 50%, cioè si riducono sempre la metà. Però non il 90%, non è poco. Perché abbiamo trattato questi noduli? Questi noduli erano dei noduli iperfunzionanti, cosiddetti pretossici o tossici, cioè rilasciavano troppo ormone tiroideo. Allora, trattandoli con questa alcolizzazione, entrando con degli aghini sottilissimi, si riescono a bruciare i vasi, a ridurne la vascolarizzazione e a evitare al paziente di dover usare dei farmaci. Facciamo per controllare... Facciamo morire il nodulo di fame, insomma. Sì, lo ischemizziamo. Per cui il nodulo non produce più ormone tiroideo in eccesso e non è più necessaria la terapia con farmaci tireostatici, che sono dei farmaci efficaci però potenzialmente tossici per il fegato, il midollo, eccetera. Quindi è una strategia... È un vantaggio doppio, si evita... Riduce il volume, no, l'intervento operatorio, riduce il volume, anzi tre, e non si usa più farmaci. C'è anche un'alternativa per questi noduli, quando il nodulo è proprio caldo,
facendo la scintigrafia si vede, può essere anche trattato con radioiodio, però bisogna fare radiazioni, mentre in questo caso si tratta anche... Qui parliamo di noduli benigni, giusto? Sì, ovvio, stiamo parlando, come abbiamo detto anche nella puntata precedente, di un trattamento che viene dedicato ai noduli benigni. Ma una cosa come Star Trek, che uno passa lì vicino e risolve tutti i problemi, non arriva ancora mai. Non è arrivato. Ma nel senso, quale sarà la nuova frontiera? La nuova frontiera, a mio avviso, è che nei prossimi 10-20 anni la chirurgia tiroidea per i noduli benigni scomparirà. Ecco. Perché queste tecniche di microchirurgia li possiamo identificare, che sono l'alcolizzazione per il nodulo misto liquido o per il nodulo solido, le tecniche si chiamano di ipertermia, cioè si porta con l'ago del calore a 180-200 gradi all'interno del nodulo, che viene quindi con una necrosi coagulativa bruciato, evitano di dover asportare la tiroide, quindi evitano la cicatrice, evitano la necessità di dover assumere a vita l'ormone tiroideo, l'Eutirox, evitano l'anestesia generale, eccetera. Quindi c'è un futuro importante. Ed è applicabile solo questa tecnica PEI, mi pare si chiami così? Sì. È applicabile solo nei noduli benigni, non c'è un futuro? No, anche perché le dirò che i noduli cistici, 99% dei casi, sono noduli benigni. È il nodulo solido quello che può essere maligno. Il cistico, paura. A parte i rari casi di adenocarcinoma cistico, sono rari, meno dell'1%. Allora la diagnosi deve essere un... citologica, si fa sempre la citologia. Quindi quando è benigno, in tutti e tre i casi, si può tranquillamente procedere con questo. Siamo molto, molto curiosi, insomma, adesso, perché... ma ha detto che dura pochissimo l'intervento, so. Sì, beh, adesso no? Lo vedremo proprio dal vivo è quanto dura. È una cosa un po' particolare. Ora, ho portato due filmati. Questo primo che riguarda un... ecco, mandiamo il filmato. Sì. Ecco, piano piano, se ce lo mandate lentamente, ecco, grazie, eccolo. Francesca. Così, perfetto. Così capiamo... Ah, ecco, guarda, qui si vede bene l'ago che è entrato all'interno della cisti. E adesso ho sfilato il mandrino, fra un po' comincerò ad aspirare, già si comincia a vedere che il nero, che è la parte liquida, si sta inizialmente riducendo. Noi siamo dentro al nodulo adesso. Siamo dentro al nodulo, l'ecografo fa vedere proprio il nodulo, ecco qua, che piano piano, vedete, si riassorbe sempre più perché sto aspirando la parte liquida emorragica. Ma a questo punto stoppiamo. È velocità reale? No, siamo online. È reale. Sì. Cioè, in un attimo? Sì, beh, perché questo era il nodulo che era emorragico, quindi è venuto bene il liquido. Se invece è il nodulo con colloide ci vuole più tempo qualche per svuotarlo. Secondo. Dipende. Un paziente, in questo caso in un paziente è venuto dal Vietnam, ho avuto i crampi io al braccio perché ci ho messo 40 minuti per svuotarlo, che era tutta colloide, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Quindi fatto. Un goccino di etanolo per liquefarlo un po', no? Sì, e bisogna poi, far così sì, il lavoro sì, così, sì, manovalanza non sì, è sì, indifferente. Ma funziona. E ci credo. Allora, a questo punto, quindi, noi abbiamo fermato l'immagine, io ho aspirato quasi tutto il contenuto liquido, sostituirò parte di quel contenuto con etanolo al 96%. Quindi questa è la iniezione di etanolo puro praticamente. Che poi resterà. Che si vedrà, sì, rimane lì, non va in farà giro. Il suo lavoro, quindi però. Anche il paziente non è che deve farsi accompagnare, può guidare quando esce, non è che gli ritirano la patente. È incredibile, con lei parlare di questo è veramente fantastico. No, voglio dire, diceva l'altra volta, se mi ricordo bene, perché poi tenere a mente quello che diceva uno scienziato come lei non è facile, ma continua a lavorare l'etanolo poi? Sì, continua fino a 5 anni, quindi il tessuto diventa tutto fibrotico, in pratica si riduce a una cicatrice piccolissima. Se andiamo avanti sul video, vediamo il flash di etanolo, perché l'etanolo che io inietto si vede bene, è iperecogeno, quindi è bianco e si diffonderà all'interno del nodulo. Eccolo, guarda, si diffonde come una nuvola di alcol e lì comincia subito l'effetto necrotico di disidratazione cellulare, morte cellulare e trombosi dei vasi. L'etanolo rimarrà lì, piano piano continuerà ad agire e a 6 mesi vediamo questi risultati. In questo nodulo io mi aspetto già a 6 mesi una riduzione almeno dell'80%. Ci fermiamo qui un attimo, professore, per un break pubblicitario e poi ritorniamo qua e ci spiegherà il resto.
segnalavo, prima della pubblicità ci eravamo fermati a Etanolo Diffuso e aveva fatto la sua opera, almeno quella che accade immediata, insomma, no? Poi se va bene, che capita come il vietnamita, bisogna starci un sacco sotto, ma altrimenti... Quel signore che è venuto dal Vietnam per fare l'intervento, in bel caso, perché si tratta di un italiano della provincia di Torino. Che poi lei ce l'ha, sti soggetti che vengono qualcuno. Sì, per il laser... Venne, una signora venne dal Brasile, se non sbaglio. Per il laser abbiamo avuto pazienti dagli Stati Uniti, da tutti i paesi del mondo, dall'Australia addirittura. Però per l'alcolizzazione, questo signore che appunto navigava in internet, ha visto i post che produciamo con la pagina Facebook e quindi mi ha scritto, mi ha contattato e mi ha detto: guardi professore, io ho un nodulo di 11 centimetri che mi dà problemi seri, per cui vivo oramai da 10 anni in Vietnam, dove mi hanno consigliato l'asportazione della tiroide. E sono andato anche in consulenza a Singapore, dove ci sono delle cliniche molto buone, lo stesso tiroidectomia. Ho visto che lei fa questa tecnica, tra l'altro l'Italia è il mio paese, cioè io tornerei... Ah, è un italiano che, è un italiano che vive lì da 10 anni. Quindi tornerei per farla, se è il caso. E ho guardato le immagini ecografiche che mi ha mandato via mail e io ho detto sì, venga, perché penso che si può lavorare su questo nodulo. E quel signore partiva con un nodulo che aveva un volume di 81 millilitri. Adesso siamo... Ecco, di che tipo era? 81 ml. Sì, sì, era acquoso, voglio dire... Sì, 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 era con la colloide, ci abbiamo messo, dicevo, per svuotarlo parecchio, però piano piano è venuto, e sostituito in parte con l'alcol. Abbiamo fatto già 2 trattamenti, adesso siamo a 1 anno e mezzo dal primo trattamento. Da 81 ml siamo arrivati a 5 ml. E ho fatto l'ultimo trattamento per dire: con questo chiudiamo, ecco, diventa una cicatrice. Si devono, in casi di così grossi, è possibile fare anche più trattamenti? Sì, 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 certo. Ah, sì, certo, certo. Massimo io, in questo caso ne ho fatte 3, se no normalmente 1 o 2, ma 2 già è raro, perché dipende dalle dimensioni del nodulo. Che distanza? Almeno 6 mesi, 12 mesi. Lui se ne è tornato in Vietnam e poi sì, è tornato qua. Sì, 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 ma adesso non ho portato con me le immagini del collo, ma prima c'aveva una bozza così, adesso non c'ha più niente. Perché non... Senza alcuna terapia, senza sì, infatti, intervento. Estremamente felice. Quando è tornato in Vietnam non hanno pensato, sei stato da... No, no, ha fatto vedere, quando ha fatto le ecografie... È stato miracolato. Sì, sì, sono rimasti, dice, ma noi non le facciamo queste cose. Cioè, è così. Ecco, lei prima parlava di centri, in Italia in quanti centri si pratica? Ma guardi, ci sono diversi centri pubblici, anche ospedalieri, che praticano questa tecnica e adesso non so quantificarli con certezza, ma 10-20 centri ci saranno. Poi dipende, ecco, la cosa importante è rivolgersi a un centro che ha una buona casistica, perché appunto ci vuole l'esperienza dell'operatore, ecco, che non sia le prime armi, perché... Guarda, è capitato, sono capitati dei casi in cui proprio ho dovuto dire di no. Dire di no, nel senso che tecnicamente non è possibile. In un caso non mi è riuscito quello che dicevo prima, il miracolo di San Gennaro, cioè l'alcol non è stato in grado di sciogliere la colloide. Perché accade questo? Perché può accadere? Allora, la colloide è una proteina, quindi dovrebbe denaturarsi e liquefarsi con l'alcol. In quel caso non è andata così e quindi a quel punto... Uno ha una palla dura e ci vuole il chirurgo, però a parte in quel caso quindi è andata la chirurgia tradizionale. Oh, ovviamente questo permetterà, mi dica se sbaglio, professore, di alleggerire anche le liste d'attesa dei chirurghi. Assolutamente, assolutamente. Il chirurgo è pieno di pazienti con patologie maligne, più serie, cioè. Patologie che richiedono quindi intervento anche in tempi abbastanza rapidi. Di conseguenza a piacere che una patologia benigna che gli fa solo lista sia smaltita diversamente, ma dicevo, insomma, io penso che il futuro di questa patologia benigna tiroidea sarà con queste tecniche, con questa di qua. Microchirurgia. Nel caso del vietnamita aveva anche disturbi altri legati alla assolutamente, ipertrofia di la voce momento. Era bitonale, cioè doppia, perché il laringeo ricorrente di destra, dove era il nodulo, era stirato, quindi
le due corde vocali non si contraevano in sincrono, era rallentata una cosa, quindi c'aveva questa voce bitonale bassa, vocoder, la difficoltà a riposare, perché musica non lo chiameremo vocoder. Non poteva appoggiarsi per esempio sul lato sinistro, perché sennò la pressione del nodulo sulla trachea la sera, quindi doveva dormire in posizioni obbligate. E poi l'estetica, che sì, effettivamente si nota e dà fastidio. Beh, lo credo, a quella dimensione. Sì. Oh, professore, lei ha portato un altro video. Sì, l'altro che video cos'è? Si riferisce sempre all'intervento che ho fatto stamattina. Ah, proprio fresco, sì, freschissimi, sono tutti e due freschi. E si riferisce a un altro tipo di nodulo, lo vediamo, questo è prevalentemente solido. Qui abbiamo una componente liquida, quella nera, che è meno del 50%. Quell'altra parte invece è proprio... Sì, e qui già si vede l'ago che è entrato dentro al nodulo, ecco, si muove, vedete la punta bianca dell'ago che fa su e giù. Io sto cercando di aspirare un po' di componente liquida, ma è colloide, quindi non se ne aspira molto, però un pochino, vedete, si riduce il nodulo. A questo punto vado a caricare la siringa con l'etanol al 96% e farò delle iniezioni di micro quantità di etanolo, in modo tale da consentire anche in questo nodulo, che è una struttura un po' come una spugna, quindi spongiosa, la distribuzione dell'etanol in tutte le trame del nodulo stesso. Ma come lo decide, professore? Quanto basta il famoso Ecco, si vede, visivamente. Ma quanto ce ne mette di questo? Qui se parliamo 0,2-0,3 ml a puffa iniezione, perché io tanto ho la guida ecografica, quindi vedo bene come si distribuisce. Ecco, guarda, l'etanolo è iperecogeno, si vede, no? Quindi si vede tutta questa nuvola, insomma. Sì, la nuvoletta. Quindi che faccio? Piano piano cerco di distribuirlo omogeneamente all'interno del nodulo. Quindi prima ho trattato la porzione più distale e poi vengo sull'area più prossimale, in modo tale da farlo diffondere. Ecco, questi puntini bianchi oramai si stanno omogeneamente distribuendo nel tessuto spugnoso, e quelli lì sono tutti vasi che vengono trombizzati, chiaramente. Ecco, e siamo in tempi reali anche qui, quindi questione di 1 o 2 minuti e basta. Il video precedente la paziente non ha sentito proprio nulla, ha detto zero. Questa signora invece, in cui non ho aspirato tutto il contenuto, quindi le dimensioni del nodulo rimanevano un po' sotto pressione, ha avvertito, ed è normale che possa avvertire, un po' di dolore che si irradia all'angolo mandibolare o all'orecchio, ma dura 30 secondi, è un dolore sopportabilissimo. Avrà necessità quindi di altri trattamenti? No. Io rivedrò questa paziente, che è una paziente venuta oggi da Ascoli, e fra 6 mesi. Vediamo di quanto si sarà ridotto. Secondo i risultati che ho prodotto, più o meno in questo nodulo mi aspetto una riduzione intorno al 50-60% del volume. E poi vedremo, siccome la signora ha una storia di nodulo iperfunzionante dall'altro lobo che era stato operato, quindi lei è stata asportata. Quindi una parte non ce l'ha. Sì, non ce l'ha. Quindi in questo caso andiamo praticamente a prevenire un'iperfunzione su quest'altro nodulo, perché tanto la patologia è la stessa, cioè quella dell'adenoma tossico. Oh, la letteratura, visto che c'è, insomma, letteratura internazionale su questo tipo di tecnica, che ci dice? Ci mancano 2 minuti, ci dice Daniela, e l'abbiamo appreso, grazie. Che ci dice? Che non ci sono recidive dopo trattamenti di questo tipo, professore? È impossibile, perché l'alcol, trombizzando i vasi e creando una fibrosi, una cicatrice, è una sclerosi. Non se ne possono creare di nuovi, se c'è la predisposizione. Quello è un altro discorso, certo. Certo, perché... sicuramente. Ma ha fatto pensare adesso, sì, dicendomi di la tiroide che è predisposta, certo, a fare una patologia nodulare colloidocistica può farlo, però nessuno impedisce di trattare anche i noduli che si riformano, tanto una volta appurata la benignità, con 10 certo, minuti di trattamento, certo, si risolve il problema. Che questo, lo ripetiamo, non autorizza andare a comprare etanolo e a sbevazzare, insomma. Quello che usiamo, il 96%, potrebbe sarebbe essere... Sarebbe un po' difficile. Sarebbe buono per fare il limoncello, probabilmente. Bene, professore, grazie, professor Pierpaolo De Feo.
ripeto, professore, poi una volta ci sarà la possibilità, ci chiami perché sì, ci sono sì, le nostre telecamere dentro il suo studio per capire proprio anche come funziona, anche se c'è qualcuno disponibile, qualche paziente disponibile. Ma sì, se ci dà la liberatoria, ben volentieri. Anche la reazione, la risposta stessa, umana, morale, emotiva, perché c'è tutto in quel momento. Sì, no? Insomma, però il professore deve essere assistito da chi? A un'infermiera? C'è una dottoressa che è specialista anche lei in endocrinologia. E poi dopo, certo, c'è lo staff di infermiera. Insomma, è sempre un intervento è tranquillo. Grazie, professor Pierpaolo De Feo, endocrinologo e interventista, perché no, abbiamo imparato, è importante, perché non bisogna buttare le suscettibilità, scherzi a parte. Grazie ancora, abbiamo appreso che la PEI si può praticare anche a Perugia, questa è la realtà, quindi potete cercare, qualora ne aveste bisogno, speriamo sempre di noi, il professor Pierpaolo De Feo. Grazie ancora, professore. Buona salute a tutti.